Alfredo, dove sei? Ho provato a chiamarti. Quando ascolti, richiamami, per favore. Edo, per favore, ti sto chiamando da un'ora. Mi puoi rispondere, per favore? Ti prego, devo parlare. Smettila di ignorarmi. Ti prego, rispondimi. Senti, io sto arrivando a casa tua. Non riesco a chiamarti. Ho voglia di vederti, quindi arrivo. Where can I go when the shadows are calling? Shadows are calling me. What can I do when it's pulling me under? Pulling me underneath. It's getting close. I lose control. It's taking over. Io mi sono innamorata di Edoardo. E lui? Mi dispiace. Tu mi hai sempre detto che Edoardo è una persona orribile, no? Come hai fatto a cascarci? Non lo so. Like light in my veins. Darkness is sinking. Quando avevamo fatto un patto di te? Ehi. Sai che adesso mi vedi bene? Perché non te? Brigate! Che è successo? Rimanete qua, non uscite. Ok. Stasera volessi invitare il tuo nuovo fidanzato? Sappi che io tanto rimango fuori tutta la notte. Grazie, ma non ci sentiamo più. Comunque non penso che lo denunceranno. Edoardo, Rita. Che me lo stai dicendo? Se non capisci questa cosa, se non ascolti quello che ti dico, non so che cosa fare. Perché dovrei ascoltarti? E tu perché devi sempre credere di sapere tutto? Perché ho ragione, Edoardo, lo capisci? Senti, che hai sbagliato, senti, e che ho ragione io? Ascoltami, no, ascoltami tu, un attimo! E che ti ha detto? Che l'ho fatto per legittima difesa. E tu non sei d'accordo. Ovviamente no. Può essere che tu abbia ragione, eh? Come però può essere che eri circondato da 20 persone che lo volevano menare, ha avuto paura e ha reagito così. E dico anche che se tu lo ami, forse dovresti provare a capire le sue ragioni. Mi vedevano a casa.